Io in realtà adesso rischio di fare una figuraccia perché io non sono una storica, quindi intervengo da femminista, appunto, lo dico subito, e cerco di scongiurare anche il rischio, cerco proprio di provo a scongiurarlo, di non fare, come dire, la parentesi rosa. Cosa che tra l'altro, peraltro lo dico nel mio ruolo di sindacalista, non mi capita mai, quindi mi ci potrei anche rilassare un pochino, però provo comunque a scongiurare questo rischio. Però appunto ponendo una questione, e cioè il fatto che nonostante ci siano tutta una serie di studi specifici su il ruolo delle donne nella rivoluzione, viene spesso, come dire, sottovalutato anche nelle celebrazioni, diciamo, di tutto quest'anno, tutto sommato, tende un po' a scomparire o a essere appunto messo come parentesi. Invece credo che sia importante soffermarsi sul ruolo di alcune donne nella rivoluzione. Sul ruolo in particolare delle soggettività che hanno fatto la rivoluzione l'hanno fatta uomini e donne, appunto, e più in generale sulla stretta connessione tra lotta al capitalismo e lotta al patriarcato, tema ancora attualissimo, così come la sottovalutazione in generale del ruolo delle donne nelle dinamiche politiche. E si sottovaluta anche, mi viene da dire, più in generale, le conquiste, che ci furono nella prima parte, nella prima fase della rivoluzione su temi, fondamentalmente legati ai diritti delle donne, cioè in particolare sul diritto civile, sul diritto di famiglia, ma anche sul diritto al lavoro. E parto da qui, cioè nel 1918 viene istituito il primo un codice di famiglia molto progressista per allora, per capirci, in una situazione di un paese enorme e con inevitabili differenze, grandissime differenze anche culturali tra zone urbane e zone rurali, ma in un contesto europeo comunque molto arretrato sul tema del diritto di famiglia. Tenete conto che anche in Francia, per capirci, tanto per fare un esempio di un paese occidentale, all'epoca la donna il giorno del matrimonio perdeva ogni diritto civile e di amministrazione dei propri beni, per capirci. Nel 1918 viene invece approvato la riforma del codice di famiglia, in cui si istituisce per la prima volta, come si dice, liberalizza il divorzio, che era comunque possibile anche prima, ma soltanto per le donne che appartenevano ai ceti sociali più alti. Quindi il divorzio, la soppressione della potestà maritale, viene introdotto, a proposito di diritti sul lavoro, e su questo Alexandra Collontaj ebbe un ruolo fondamentale, il congedo di maternità, ma anche come si dice, il riconoscimento della parità tra uomini e donne nell'istruzione e persino nei livelli salariali. Viene nel 1920, dopo il codice di famiglia, autorizzato l'aborto, che poi nel 26 sarà soppresso. E in generale, già dalla metà degli anni 20, tutte queste conquiste, che pur avevano caratterizzato questi primi anni e durano pochissimo, come vedete, subiscono una brusca battuta d'arresto, anzi non una battuta d'arresto, una vera e propria inversione a U, tanto che appunto nel 36 viene tolto il diritto all'aborto e lasciato soltanto nei casi di grave situazione della madre, e già nel 26 viene fatto un altro codice, una nuova riforma del codice di famiglia, che reintroduce invece tutta una serie di cose che rafforzano di nuovo la centralità della famiglia, del marito, e che quindi in qualche modo, anche poi dal punto di vista culturale, fermano, bloccano
e fanno fare una vera retromarcia a un percorso che era iniziato e che appunto durò però pochissimi anni di emancipazione delle donne, ma anche più in generale appunto dalla metà degli anni 20 in poi di criminalizzazione dei costumi e anche di criminalizzazione dell'omosessualità. Viene introdotta anche una tassa per i celibi, per capirci, quindi di nuovo il ruolo centrale della famiglia, e anche l'immagine della donna torna ad essere quella della donna che deve fare figli per la patria, perché in una situazione appunto di un paese che esce dalla guerra, nella guerra civile eccetera, ci vogliono donne che sfornino bambini per l'esercito e per le fabbriche, per capirci, e quindi si blocca quel processo di emancipazione. E anche nell'immaginario collettivo, se volete anche nell'immaginario artistico, no? Avete presente quelle immagini del socialismo, del realismo socialista imposto anche questo da Stalin nel 1934, a chiudere quella invece altra straordinaria esperienza delle avanguardie russe durante la rivoluzione. In quelle immagini, su queste donne mastodontiche, fiere di se stesse, con tutti questi bambini, che appunto la donna ritorna al suo ruolo di procreatrice per la patria, così come succede peraltro in qualche modo anche il fascismo, no? Propose una pesante politica di esasperata politica delle nascite, e in qualche modo anche quello che era stato il ruolo di alcune donne durante la rivoluzione, in generale del movimento delle donne nella rivoluzione, viene in qualche modo tacciato di imborghesimento. Questa parabola, che è una parabola velocissima in realtà, e che appunto non ha nemmeno il tempo in qualche modo di sedimentarsi nella cultura del paese, è un po' la parabola che segue anche la vita di Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai ovviamente è soltanto una delle rivoluzionarie, e adesso abbiamo scelto di citare lei perché si occupa anche di questioni che vanno oltre in qualche modo, e quindi insomma permetteva di parlare anche di cose anche con un respiro più alto. Lei fu commissaria del popolo per l'assistenza sociale, guarda caso, insomma, cioè, non dell'economia, comunque fu ministra del governo rivoluzionario, la prima ministra credo della storia in assoluto, e anche lei poi fu in realtà ebbe anche insomma polemiche piuttosto aspre già con Lenin, ma poi nel 26 appunto sì, fu l'unica, diciamo, delle oppositrici, uomini e donne tutto sommato, che non venne eliminata, delle oppositrici di Stalin, che non venne eliminata, nel senso che continuò ad avere un ruolo istituzionale, ma ben lontana dalla Russia. Prima si andò a come si dice, a coprire un ruolo di come si dice, ambasciatrice, prima in Messico e poi in Svezia, quindi lontana dal potere centrale. Lei scrive anche una sua autobiografia ad un certo punto, in cui si vedono i segni proprio delle correzioni nella seconda versione, che è poi quella che viene data alle stampe, i segni di una sorta di autocensura rispetto anche a tutta una serie di temi che aveva affrontato, tra cui anche quello non soltanto dei diritti sul lavoro delle donne. Lavorò molto nelle fabbriche tessili anche prima della rivoluzione, ma anche più in generale del tema dell'amore. Scrive un testo molto bello, molto significativo, su cui entrò in polemica peraltro anche con Lenin, che si intitola Largo all'Eros alato, e che affronta il tema dell'amore, ma non in termini di rapporto psicologico e individuale, ma in termini collettivi, cioè come istituzione sociale. Cosa è stato l'amore nelle diverse società, come è l'amore nella società borghese, come sarà l'amore inteso, ripeto, come istituzione sociale, quindi in termini anche di materialismo storico, per capirci, come sarà l'amore nella società comunista. E viene in qualche modo apostrofata, diciamo così, per essere, come dire, quella che parla e che professa
L'amore libero. In realtà lei non parla in questo libro di amore libero, poi magari poteva essere bella anche l'amore libero come idea, insomma, ma non parla di questo, cioè non di, come dire, non dice mai che no, nella società comunista, adesso la dico per banalizzare, ognuno va con chi vuole, non parla mai di questo, parla forse più precisamente di amore liberato. Cioè, di un'idea di amore svincolato prima di tutto dal legame di proprietà, tipico invece della società borghese e dei ruoli all'interno della famiglia, soprattutto svincolato dai legami di subordinazione di un genere sull'altro, cioè degli uomini, di subordinazione delle donne sugli uomini. Cioè dice l'amore, quando insomma, dobbiamo costruire una società in cui l'amore sia ispirato a legami sì di solidarietà, di comprensione reciproca profonda, ma al di fuori appunto dei legami di subordinazione e del legame di proprietà. E quindi teorizza, lavora anche per costruire l'idea che tutti i servizi di cura normalmente, tradizionalmente, diciamo meglio, affidati alle donne siano gestiti dallo Stato, in modo da liberare le donne dal peso del lavoro produttivo e poi anche riproduttivo. Ma tutti i servizi sociali, nel senso non soltanto per capirci gli asili nido, immagina una società in cui tutto, dai ristoranti ai posti per giocare dei bambini, alle lavanderie, cioè tutti i compiti normalmente affidati alle donne siano gestiti dallo Stato. E questo sarebbe stato il presupposto di una liberazione. Ripeto poi la parabola della sua vita, perché evidentemente queste cose non piacevano, corrisponde anche alla parabola del movimento di emancipazione femminile delle donne. Chiudo dicendo che questo lei, la Kollontaj scrive anche due libri, due romanzi, scusate, non due libri, ne scrive molto di più. Scrive due romanzi che in qualche modo, adesso forse il corrispettivo in realtà di romanzi rosa, cioè senza voler dare un giudizio morale assolutamente su questo, anzi. Nel senso che sono il racconto di storie d'amore, solo che i protagonisti sono, in uno dei romanzi che si chiama Vassilissa, di cui poi Franca legge dei pezzi, la storia dell'amore di una operaia, con tutti i problemi del fatto del lavoro in fabbrica, eccetera, eccetera, con un militante rivoluzionario, quindi, cioè, nel quale affronta proprio il tema, come vi dicevo prima, dell'amore svincolato dai vincoli di proprietà, eccetera. Poi adesso, naturalmente, non approfondisco, tra l'altro dico faremo un'iniziativa a breve il 15 novembre a Roma in cui parleremo più approfonditamente di queste cose, anche e soprattutto del tema amore, possesso, cioè amore, proprietà privata, possesso, gelosia, violenza, femminicidio, legato poi il percorso che ci porterà anche quest'anno, il 25 novembre, alla manifestazione nazionale del movimento di Non Una di Meno. L'altro romanzo che scrive, chiudo su questo, si chiama Un grande amore e molti hanno voluto vedere in questo romanzo, nei due protagonisti, con nomi ovviamente diversi, ma la storia dell'amore segreto, così appunto pare, tra Inés Armand e Lenin. Guai a far sapere che il capo della rivoluzione aveva un amante e non riusciva a divorziare dalla moglie, per capirci, scusate se banalizzo, però era così. Però ecco, volevo chiudere su questo per ritornare a quello che ho detto prima. La rivoluzione poi alla fine non lo dico io che come dire, ho sempre odiato anche i leaderismi e le cose. La rivoluzione l'hanno fatta gli uomini e le donne, appunto, anche con con i loro sentimenti, anche con le loro meschinità. Chiudo, appunto, do
Dicendo questo, che insomma adesso al di là di quello dei pettegolezzi degli ultimi che ho detto, credo che appunto nel riscoprire la rivoluzione, questo è il titolo di oggi, appunto il tema del rapporto tra il capitalismo e il patriarcato, e quindi l'idea che non ci si possa liberare dall'uno senza liberarsi dall'altro, è ancora un'idea attualissima e dico altrettanto complicata, mi viene da dire, oggi di quanto non fosse 100 anni fa.